continuano ad emergere retroscena shock a proposito del super party organizzato per festeggiare la fine del Grande Fratello 2023 e il trionfo di Perla Vatiero, e di Mirko Brunetti, diciamocelo. Non solo Beatrice Luzzi, sono stati 11 ex concorrenti a dare buca. In più adesso lo scoop su Anita Olivieri e la vincitrice. Sin dal momento del verdetto, in occasione della finalissima del Grande Fratello 2023 che ha visto come protagoniste Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, Anita Olivieri ha fatto i salti di gioia nemmeno avesse vinto lei e il motivo era la sconfitta dell'attrice. Una reazione eccessiva e per la maggioranza. Ma cos'è successo? Grande Fratello, cosa è successo tra Perla e Anita dopo il programma? Dalla notte della finale è cominciata a circolare una foto di Anita Olivieri, in studio, di fronte allo schermo su cui brillava la foto della vincitrice. L'importante per lei è che avesse perso Beatrice Luzzi ed è parso a tutti un modo di fare davvero infantile. Soprattutto perché la 26enne è a casa da tempo e si pensava che fosse riuscita già a smaltire la competizione, gli asti del Grande Fratello 2023 essendo tornata alla realtà. Adesso è uscita una notizia un po' destabilizzante, dopo il party la fidanzata di Alessio Falsone avrebbe tolto il follow su Instagram a Perla Vatiero, di conseguenza il pubblico ha cominciato a chiedersi il motivo di tale mossa. D'altra parte non sono neanche state troppo amiche a Cinecittà, però addirittura un gesto simile non se lo aspettava nessuno. C'è anche chi sostiene non l'avesse mai seguita sui social e per oggi le indagini sono ancora aperte tra ex e dintorni. Nel frattempo le interessate decideranno di dar risposte?